E come avete sentito dalla sigla, ben ritrovati con la nostra rubrica Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno. E questo percorso attraverso le scritture lo facciamo col pastore avventista Giovanni Leonardi. Pronto Giovanni? Sì, eccomi a voi e con voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a te, Giovanni. Allora, continuiamo questo nostro percorso interessantissimo. L'ultima volta abbiamo avuto modo di valutare e di riflettere su un episodio dell'Antico Testamento, ma che trova dei riferimenti nella nostra vita quotidiana. Il popolo di Israele vuole un re, decide di volere un re come tutti gli altri popoli. Non gli è più sufficiente la presenza di Dio, l'autorità di Dio, ma vuole essere come gli altri. Quindi abbiamo fatto delle riflessioni interessanti per quanto riguarda anche il nostro desiderio di uomini e donne di oggi di voler essere indipendenti, autonomi da Dio, vogliamo scegliere da noi. E questo mi fa pensare, mi ricollega all'Eden, quando Adamo ed Eva hanno scelto di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che appunto era il desiderio di autonomia, di indipendenza, di essere simile a Dio. Ed è qualcosa che è rimasto, è un germe, se così possiamo dire, che resta nell'uomo. Giovanni. Sì, è vero quello che tu dici, è vero, l'uomo ha questo desiderio di indipendenza da Dio, è il peccato originale, è il peccato di quasi tutti noi, se non di tutti, e tuttavia non impariamo mai e quali sono le conseguenze negative, ecco, dell'orgoglio, dell'autosufficienza. E poi comunque io noterei un altro fatto, che se il popolo desidera allontanarsi dal controllo di Dio e quindi anche dalla sua protezione, tuttavia fa questo quasi senza rendersene conto, cercando un altro leader, un'altra leadership, un altro fondamento per la propria sicurezza, cioè chiede il re, chiede un uomo che abbia una grande autorità, cioè respinge l'autorità e la protezione di Dio per sottomettersi ad un'autorità e ad una protezione umana. E questo è un pochino l'assurdo, no? Ma che ci insegna qualcosa di importante. Cioè, mi sembra come se l'uomo in realtà, nonostante la sua aspirazione teorica all'indipendenza, nei fatti poi della vita deve tener conto che non può vivere da solo. È un pochino come dire che tolto il vero Dio ci costruiamo dei falsi dei, e che in nome della libertà molte volte ci rendiamo schiavi di piccoli dei che poi dopo ci portano alla rovina. Quindi possiamo dire che, come in un episodio del Vangelo, Gesù disse: voi dovete scegliere a chi seguire, se volete seguire Mammona o Dio. Cioè, non esiste una scelta al di là di questo. Non è possibile non servire nessuno, perché nessuno è autosufficiente. Quindi alla fine una scelta si fa e purtroppo si passa dalla padella alla brace, perché poi vediamo che nell'Antico Testamento gli episodi che ci vengono raccontati sui re di Israele, molti re erano lontani da Dio e quindi trattavano veramente in maniera dura il popolo, quindi la scelta non è stata poi così felice. Di cosa ci vuoi parlare quest'oggi? Scusami Giovanni, forse c'è stata una telefonata? Considerando gli sviluppi della richiesta, sì, del popolo. Cioè, Dio acconsente comunque alla richiesta del popolo, pur capendo che il popolo con quella richiesta aveva fatto una scelta di autonomia da Dio, e tuttavia lo segue, lo accontenta. E il re viene dato, viene trovato in un modo veramente miracoloso, sorprendente. Praticamente c'è un giovane che va in cerca di un'asina perduta e trova un regno, è Saul, un giovane alto, forte, di bell'aspetto, che suscita immediatamente l'ammirazione del popolo e che è anche timido, un giovane che si nasconde quasi, ma che comunque Samuele, l'uomo di Dio, lo riconosce come colui che Dio ha scelto, e quindi lo consacra al re e poi lo propone al popolo perché lo riconosca.
Saul diventa un re. E bisogna dire che Saul riesce effettivamente ad avere dei successi nella lotta contro i filistei, contro gli oppressori del suo popolo. E tuttavia i rapporti tra Saul e Samuele ben presto vengono ad intaccarsi e si sviluppa in questa problematica che nasce tra l'uomo dello Stato, diciamo, e l'uomo della fede, l'uomo della religione, si sviluppa un contenzioso, una quasi una competizione tra poteri dello Stato, un pochino come avviene oggi, solo che oggi la competizione magari è tra la magistratura e il governo. A quell'epoca la magistratura e il governo erano nelle mani del re, che pure doveva sottomettersi ad una legge, ad una costituzione, potremmo dire che era la Torah, era la legge che Dio aveva dato, quindi il potere del re non era certamente assoluto, ma in una situazione di ignoranza religiosa, di mancanza di spiritualità, la legge di Dio cadeva un pochino nell'oblio e quello che rimaneva era il potere del re. E questo potere del re a un certo momento ha cercato di esondare, di fare proprio il potere religioso, che era rappresentato invece da Samuele, giudice e profeta. Cos'è che era successo? Era successo che il re Saul aveva raccolto il popolo in vista di una grande battaglia contro i filistei e si aspettava la benedizione dell'uomo di Dio Samuele. Samuele aveva detto: aspettami 7 giorni e io arriverò, compiremo i sacrifici come è giusto che sia fatto a Dio e poi farete la vostra battaglia. Il popolo quindi è riunito, c'è una forte emotività che si sviluppa perché insomma questo popolo non era abituato alle battaglie, all'organizzazione, si creano un pochino dei movimenti di scontento, di incertezza, si rischia il timore. Samuele non arriva, l'uomo di Dio non arriva. E a un certo momento i giorni passano, si arriva al 7° giorno, il profeta ancora non c'è. Saul vede che le truppe un pochino così ancora non abituate all'ordine rischiano di disorganizzarsi, qualcuno probabilmente comincia a darsi la gambe, a svignarsela perché ha paura, anche il re entra nel timore, in un timor panico e allora decide di fare qualche cosa, lui è il leader, deve mantenere le truppe unite. E visto che il profeta di Dio non sta arrivando per compiere i sacrifici a Dio e chiedere la benedizione di Dio, ecco che è il re stesso, l'autorità civile, che si incarica di compiere il rito religioso. I sacrifici vengono fatti, ma proprio appena i sacrifici sono stati compiuti, ecco che arriva l'uomo di Dio, arriva Samuele. E Samuele si accorge di quello che era successo ed ecco che c'è lo scontro. Tu non avevi il diritto di fare quello che hai fatto, non era tuo compito. Non solo il popolo ha esautorato Dio come guida militare, diciamo, come fondamento della sicurezza politica, ma il re, richiesto a gran voce dal popolo, sta esautorando Dio anche come guida spirituale, esautorando il profeta che Dio aveva nominato. C'è quindi un rischio, noi diremmo oggi in termini moderni, di accentramento dei poteri nelle mani di una sola persona.
Dio viene veramente messo da parte, e qui c'è lo scontro. Samuele rimprovera aspramente il re e gli dice: guarda che se tu fossi stato fedele, se tu avessi avuto pazienza e fiducia in Dio e nell'uomo di Dio, Dio avrebbe confermato il tuo potere regale. E invece, siccome tu non sei stato fedele, hai fatto quello che non avresti dovuto fare, il Dio ti annuncia che il tuo regno ti sarà tolto e sarà passato su un altro servitore che gli sarà fedele. E così comincia un pochino la crisi di Saul, spirituale della monarchia. E poi la storia continua, ma lascio interagire voi per sì, non Giovanni, fare io stesso un discorso troppo lungo. Intanto c'era una telefonata. Sì, una telefonata da parte di Antonella, però che insomma vuole trattare un argomento che è molto più indietro di quello che stiamo trattando adesso. Praticamente ha detto di farti questa domanda, io te la magari faccio anche se riproporre magari, la prossima se puntata. Io te la faccio poi la prossima volta o all'interno alla fine di questo breve programma. Si diceva: come mai Dio, una volta che ha cacciato via dalla Eden dopo la caduta Adamo ed Eva, ha messo a protezione l'albero della vita, visto che non avevano più possibilità di accedere al paradiso? Qualcuno, diceva sempre Antonella, ha pensato che se loro avessero continuato a mangiare dell'albero della vita, avrebbero perpetuato il male, avrebbero reso eterno il male. Siccome il male ha una fine determinata da Dio, ecco perché il Dio ha impedito. Però vorrebbe una risposta da te, ma non credo. Quindi il motivo per cui sono stati messi i cherubini. Posso brevemente onorare questa domanda dicendo che sono d'accordo con quanto la nostra amica dice. Effettivamente lì al di fuori, ora, del modo in cui la storia viene raccontata, gli angeli che fanno la guardia, certamente il messaggio spirituale per noi è chiaro. Cioè, nel momento in cui l'uomo sceglie una via di autonomia ed una via di peccato, questo non può diventare eterno. Il male non può diventare eterno, questa sarebbe la catastrofe assoluta. Allora Dio pone un limite: l'uomo che ha pensato di farsi Dio, di essere un Dio, deve riconoscere che è solo una creatura la cui vita è limitata e deve scoprire che è di nuovo tornando a Dio e al bene che la vita può continuare. E quindi certamente la prospettiva che la nostra ascoltatrice ci propone mi sembra che sia corretta. Potremmo anche dire, Giovanni, che forse Dio voleva anche far capire che la vita è legata alla nostra relazione con Dio, quindi non è un albero, nel senso che loro tornavano indietro, quindi se riuscivano ad entrare nel giardino a mangiare questo frutto e quindi continuare a vivere. Cioè, senza Dio, Dio è la nostra vita, senza Dio non ci sono alberi, non ci sono arche, non ci sono cose esterne che possono prolungare la nostra vita. Noi al di là di Lui non siamo nessuno, non siamo niente. Certamente, io ho un'idea. Certamente questo è uno degli elementi che la storia ci vuole trasmettere. Sì, io stavo dicendo, l'uomo si è vestito totalmente forte della sua arroganza, che si sente di essere una parte suprema dell'universo. Praticamente è come se noi fossimo staccati dall'universo, e l'uomo nella sua potenza, nella sua scienza, cerca di fare di tutto per andare alla conquista dell'universo, dimenticando che noi siamo frutto della vita, perché Dio è vita. Dio è luce, Dio è eternità. Quindi, essendoci staccati da Dio, non abbiamo altro che un limite, anzi grazie a Dio che ci ha dato questo limite di vita, perché avrebbe potuto non darcene neanche quella. Però questo limite di vita, fosse anche di 150 anni, ci dà l'opportunità di venire a conoscenza che noi siamo appartenenti all'universo e siamo tutti
tutt'uno con l'universo. E se lo distruggiamo moriremo anche noi. Forse questa volta sfugge all'uomo. L'uomo pensa di essere al di sopra dell'universo, di poterlo dominare, fare quello che vuole, senza che poi l'universo si ritorca contro l'uomo, nel senso che le leggi che l'uomo cerca di cancellare, ma sono leggi della natura, alla fine porteranno alla distruzione dell'uomo, come noi vediamo con il continuo inquinamento, con i nostri modi così sbagliati di vivere la vita. L'uomo, quando pensa di essere al di sopra, però si rende conto, purtroppo nei secoli ci si rende conto di quanto male l'uomo abbia fatto alla Terra, quindi come pianeta l'ha rovinato. Quindi c'è sempre questo voler essere al di sopra di tutto. Giovanni. Ecco questo ci consente magari di ritornare proprio al tema di oggi, proprio che è l'atteggiamento di Saul, no? È Saul che ha, come dire, manifesta sfiducia nella capacità di Dio di mantenere la sua parola, di provvedere ai bisogni del suo popolo, e quindi si sostituisce in qualche modo a Dio, ma questo non lo fa apertamente, perché lui in fondo sta offrendo dei sacrifici a Dio, no? Sì. Quindi nella sua mente c'è l'idea di onorare Dio, solo che onora Dio non secondo la volontà di Dio, ma secondo la sua volontà propria. Sì. E questo è quello, è un altro elemento che verrà enfatizzato, sottolineato dal profeta Samuele in una seconda circostanza, che magari posso raccontare brevemente per chiudere il quadro di questo atteggiamento del re Saulo. Cioè era successo che Saulo aveva vinto una battaglia contro un altro nemico, il re degli Amaleciti, e Dio aveva comandato, secondo la legge antica data all'epoca della conquista di Canaan, che anche gli Amaleciti dovessero essere sottoposti allo sterminio totale. Non si doveva prendere nulla da loro, conservare in vita nulla. Cioè quello era una battaglia, era un giudizio di Dio su queste popolazioni cananee. Il popolo non doveva combattere queste guerre pensando che fossero uno strumento di arricchimento, per cui anche gli animali, le prede, i vestiti, tutto quanto doveva essere distrutto. Cosa fa però Saul? Spinto dal popolo, anche qui si rivela un pochino una sua, lui che doveva essere il leader, un po' una sua fragilità di fronte alle esigenze del popolo, decide di mettere da parte un po' di bestiame per fare cosa? Per offrire degli olocausti di ringraziamento a Dio. Per cui questo viene fatto, il re stesso degli Amaleciti viene risparmiato contro il comando di Dio. Per cui quando il profeta Samuele arriva e sente il belare, il muggire degli animali e vede Amalek, il capo dei nemici ancora vivo, dice al re Saul: ma cosa hai fatto? Non sei stato fedele a Dio. E lui dice: ma sai, il popolo voleva onorare Dio. E allora io ho pensato che fosse un'idea carina, e abbiamo conservato questi animali per offrirli a Dio. E lì il profeta Samuele enuncia un principio fondamentale della vita religiosa. Al capitolo 15 del primo libro di Samuele, al verso 22, Samuele disse: l'Eterno ha forse piacere negli olocausti e nei sacrifici? Come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, l'ubbidienza vale meglio che il sacrificio, e dare ascolto vale meglio che il grasso dei montoni. Cioè, il Dio non vuole una religione rituale fatta di cerimonie e di offerte di animali. Il Dio vuole una religione che sia fiducia, e la fiducia si esprime attraverso l'ubbidienza. E questo ci può portare a una
serie lunghissima di riflessioni. Giovanni, facciamo una pausa musicale e poi intanto ti leggo la domanda di un ascoltatore attraverso SMS, così dopo la pausa musicale potremmo rispondere. Come mai un Dio misericordioso può ordinare lo sterminio anche di donne e bambini? Quindi questa domanda è una domanda molto importante. Sì. Certo, cercheremo di dare una risposta subito dopo la pausa musicale. Certo. Rientriamo dopo questa pausa musicale. Giovanni, la domanda è molto chiara e credo che possiamo tentare di dare una risposta. Perché Dio ha potuto ordinare lo sterminio anche di donne e bambini? Perché in questa descrizione proprio è specificato in alcune di queste battaglie. Rifletterei su due aspetti. Innanzitutto quella che può sembrare così la questione è un po' più inutile, insomma, ma è indicativa, ci può aiutare poi per il seguito della riflessione. Ma perché ci scandalizza il fatto che Dio possa condannare a morte donne e bambini? E perché se condannasse a morte solo i maschi, gli uomini adulti, sarebbe meno drammatica la cosa? Cioè, cosa cambierebbe? Allora, è chiaro, non voglio banalizzare. Forse perché magari i bambini si pensa che siano innocenti. Ho una mia risposta, naturalmente, a questa domanda, e la pongo solo come base per una riflessione ulteriore. Cioè, è vero però che comunemente quando noi ci poniamo di fronte a questi problemi mettiamo la cosa su un piano emotivo in qualche modo. Ecco, le donne e i bambini ci ricordano il fatto che anche noi uomini, per quanto violenti possiamo essere, di fronte al pericolo abbiamo un occhio di riguardo per le donne e per i bambini, giusto? Mm-hmm. Per cui e diciamo una persona che fa il male alle donne e ai bambini è il massimo della depravazione, ecco. Quindi capisco, c'è una logica in questo, ma questo sempre comunque sposta la cosa sul piano delle nostre emozioni, del nostro modo culturale di vivere le cose. Nella realtà la morte di un essere umano è un dramma, sia che sia un uomo, sia che sia una donna, sia che sia un bambino, sia che sia una persona anziana. La morte è un dramma, la violenza è un dramma, la morte è qualcosa che non doveva esserci. Soprattutto potremmo dire la morte comandata da Dio, e certo, e quando mai Dio aveva desiderio di comandare la morte? E allora perché Dio, al di là della nostra emotività, condanna, diciamo comanda una guerra di sterminio contro i cananei, che include tutto, dagli uomini, dai re, agli animali? E questo è il vero problema. E il vero problema è che noi non riusciamo a compenetrarci nella mente di Dio e sentiamo lo scandalo in qualche modo della cosa. Credo che in un certo senso facciamo bene a sentire lo scandalo, ma credo che lo scandalo lo viva Dio stesso, che pure dà quella legge, perché quell'Iddio alla fine noi scopriamo non è altro che quel Gesù Cristo che nel Nuovo Testamento poi dà la sua vita per noi e per i suoi nemici sulla croce. E tuttavia quello stesso Gesù Cristo che lui stesso dice un giorno verrà e separerà le pecore dai capri e dirà alle pecore: entrate nella casa, nel regno che il Padre mio vi ha preparato, e dirà alle capre: andate via da me, e voi maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E quindi c'è in Cristo, c'è in Dio una immensa capacità di amare, e nello stesso tempo c'è l'autorità di esprimere una sentenza, di esprimere un giudizio. Alla fine dei tempi ci sarà un giudizio finale in cui uomini, donne, bambini, piccoli, grandi, re, cavalli e cavalieri saranno distrutti, ci dice il libro dell'Apocalisse. Sarà il giudizio di Dio e noi quello lo accettiamo.
Bene, il giudizio sui cananei, lo sterminio sui cananei è in qualche modo presentato nella Bibbia come un'anticipazione di questo giudizio finale. È come se Dio avesse detto basta, perché se non dice questo basta, la possibilità di bene per il futuro verrebbe vanificata totalmente. E questo a causa del livello insopportabile di violenza, di abominazione, di corruzione che questi popoli avevano raggiunto. L'ascoltatore, scusami Giovanni, l'ascoltatore ha mandato un altro messaggio per spiegare il motivo per cui ha detto donne e bambini. Come gli uomini, con gli uomini si combatteva, mentre con le donne e coi bambini no. Cioè gli uomini potevano combattere, mentre le donne e quindi i bambini subivano un po' quella che era la conseguenza. Ma credo che qui non sta il fatto che chi si poteva difendere o chi non si poteva difendere. Il problema è questo: Dio aveva stabilito un giudizio secondo quello che era il comportamento che da secoli queste popolazioni avevano. Quindi aveva stabilito, dicendo ad Abramo, 400 anni i tuoi figli, la tua progenie resterà in Egitto e poi tu possederei questa terra, la tua progenie, perché ancora io do del tempo a queste popolazioni. Evidentemente Dio aveva stabilito che il tempo era finito, perché non c'era da parte loro nessuna possibilità di ravvedimento, perché ricordiamo che nel caso di Rab, che abitava a Gerico, Dio salvò una prostituta con la sua famiglia, no? Perché questa donna aveva mostrato interesse e fiducia in questo Dio di cui aveva sentito parlare. Quindi evidentemente non c'era una speranza per questo popolo. Allora, diciamo che la precisazione della nostra ascoltatrice ci aiuta forse a focalizzare meglio un pochino il problema. Allora, diciamo, come tu stai dicendo, che le donne, anche se non erano soggetti militari, avevano comunque una posizione morale, esprimevano il valore di una cultura che Dio stava, condannando. E quindi potremmo forse comprendere per quale motivo anche le donne vengano messe un pochino nel calderone dello sterminio. Il problema si sarebbe posto anche centinaia di anni dopo, quando gli ebrei sarebbero ritorneranno dall'esilio e cominceranno a sposarsi per adeguarsi un pochino alla nuova situazione sociale con le donne dei popoli vicini, che non erano cananei, ma erano dei popoli vicini, anche alcuni imparentati con gli ebrei stessi. E subito si vede l'imbarbarimento dei costumi, della lingua e della fede, della religione di Israele. Per cui le guide spirituali di Israele chiedono al popolo di compiere un gesto, una scelta drammatica, cioè di mandare via queste donne con i loro bambini, che erano le loro mogli e i loro figli. Mm-hmm. Eppure se questo non fosse stato fatto, il popolo di Israele sarebbe scomparso dalla storia. Allora il discorso lo possiamo capire per le donne, ma uno potrebbe ancora dire per i bambini? Ecco, io vi devo dire che questa domanda mi è stata fatta quando ero studente alla nostra facoltà avventista in Francia e discutevo il mio memoir, la mia tesi, che verteva in qualche modo sul rapporto tra l'individuo e la collettività, che a quel tempo era molto famoso, e quindi si discuteva anche, ecco, di queste guerre di sterminio che non fanno differenza tra gli individui. E un professore mi ha detto: ma come accettare una prospettiva etica in rapporto allo sterminio dei bambini? Giovanni, siamo proprio in chiusura. La risposta, come? Dico, siamo in chiusura, non abbiamo più tempo. Sì, magari ci aggiorniamo alla prossima. Concludo molto rapido. La mia risposta istintiva è stata: non c'erano a quell'epoca gli asili nido. cioè nel senso che è chiaro che qualche senso avrebbe avuto mettere a morte tutto un mondo e lasciare solo i bambini piccoli. Non c'era la cultura, non c'erano i mezzi per prendersi cura di quei bambini. Il Dio agisce nella storia, e la storia a volte porta anche a delle ingiustizie, a delle pene.
pensiamo cosa sarebbe successo poi con quei bambini, sempre nell'ottica della storia e dei problemi di quell'epoca lì. Mm-hmm. Questi bambini che crescono in mezzo a gente che hanno distrutto, che ha distrutto il loro mondo e i loro genitori, il problema non si sarebbe risolto. Dio ha scelto, ha fatto una scelta, che era una scelta riguarda un popolo, con tutti i limiti che questo comporta sul piano della storia. Okay, poi Giovanni, i profeti verranno e diranno: Dio giudica ognuno per se stesso. Magari su questo tema ritorneremo nella prossima puntata, perché c'era anche qualche ascoltatore che voleva intervenire, ma non c'è più il tempo, lo prendete spazio. Però nota, la risposta a Stella la daremo la prossima volta. Ok, c'è Stella che ha chiamato, allora noi segniamo la domanda per poi la prossima volta farla a te, Giovanni. Ma inviteremo Stella la prossima volta di intervenire, magari lo direttamente lei. Va bene, ok Giovanni, grazie, grazie, buona giornata. A voi, buona ciao, giornata. Ciao.